Vlogmax, che stai facendo? Mamma mia. Che hai comprato qua? Che schifezza! Ho gabbanine, tu mangi tu! Le uova, via! E qua? Cosa essere questo? Che cos'è? Che cos'è questo? Ah! Oggi non si mangia bio, è vero? Cucina Max, che stai cucinando? Vlogmax, Vlogmax! E oggi non si mangia bio, non si mangia bio! E si mangiano le schifezze, si mangiano le schifezze! Carbonara, che tipo io la carbonara non la mangio da tipo 48 anni. perché in realtà ne ho 65. Comunque, veramente, già mi sento male. Non c'è dal cicogno. Io no, io voglio la pasta senza la carbonara. E te la fai da sola. Aiuto! È impazzito Max. Comunque volevo far vedere sta cosa mentre lui cucina. Io vi faccio vedere questa cosa. Noi abbiamo ancora l'albero di Natale, vero amore? Non lo vogliamo togliere. Abbiamo deciso di non toglierlo l'albero e di lasciarlo per l'anno prossimo, vero? Lo lasciamo qua. Già è pronto per l'anno prossimo. A che punto sei con la preparazione? Le uova, colesterolo. Ah! Sai quanto colesterolo c'è in questa pancetta? Zero. 100.000 colesterolo. Pancetta senza colesterolo. No, è tutto questo grasso, guarda tutto Questa è questo. pancetta eco-bio. Ma l'ecobio, no. Non ce la posso fare. Grassi Non può essere. idrogenati. Sì. Ci sta proprio tutto Senza questo, olio di palma. Guarda quanto olio, ma tu sei pazzo! Oh, vedi. Oh, ma tu sei impazzito! Cioè, non solo dobbiamo metterci le uova, la pancetta, anche 8 litri d'olio. Vabbè, ragazzi, questo praticamente è un tutorial di come voi non dovete cucinare, come non dovete mai mangiare. Ho deciso di fare un favore agli etes. E cioè? La sto ammazzando. La sto ammazzando. A suo di pancetta di grasso. Un di olio di palma, grazie. Basta, me ne va. Ciao. Quindi adesso che si fa? Che hai fatto? Aggiunge aglio e pancetta. No, a parte il fatto che la carbonara si fa con la cipolla, non La con l'aglio. cipolla, non Ma guardate quanto olio! Oddio, mi sento di morire. la cipolla, Pancetta che naviga nell'olio. È grasso. Aiuto! Mi sta anche un po' di Fa vedere la tua pancia. Quanto grasso! Ma dove va a finire tutto il grasso che tu mangi? Non c'era. Oh, le ricche, cavi. Che tutte le ragazze possono scrivere nei commenti, ma dove l'hai trovato? Cucina, pulisce. Sì, tu dicono, no? Scrivono, mentre tu fai la galletta sgallettinata con la videocamera in mano, dovrebbero sapere che faccio tutto io, faccio. E tu non fai nulla. Fai tutto tu. Ma tu sei speciale, lo sai perché? Fatto pagare i capelli Oh, nella scusate, capolavoro. lo sai perché sei speciale? Dai, ci puoi arrivare? Perché sei shabby chic. No, comunque basta, io, cioè, guardando questa preparazione già sono ingrassata. Oh, non ce la posso fare. Vabbè, comunque però devo ammettere che è molto invitante, Max, questa cosa che hai fatto. Guardate qua. Ci sono solo 8 uova e mezzo chilo di Quale 8 pancetta. uova? Sono 2 uova. Wow, Max. Questo è carbonara shabby chic. Anche a me, carbonara shabby chic. Messo il Ma è buonissima. Ma sono magra carbonara.
il cuzzidiello. Lo vuoi il cuzzidiello? Noi ce li dichiamo sempre perché deve mangiare il cuzzidiello di pane. E ha della regala. No. Ma chi dovrebbe? Non devo usciare proprio. Io volevo già non trovare più. Oddio, già mi vedo ingrassata. Sono ingrassata. Fammi riguardo là. Buh! Mi sto facendo una maschera viso. E quella là è la stessa dell'ultimo video della pulizia del viso che vi ho fatto, che ho pubblicato sul canale, casomai vi lascio il link in sovrappressione se non l'avete visto. Comunque mi sto facendo la pulizia del viso, la adoro troppo, quella con lo zenzero. Ma dopo a me piace sta maschera, mi fa impazzire. Comunque ho pulito già tutto, ho pulito tutta la cucina splendente. Si è visto prima 800 miliardi di partite e adesso si è addormentato come un bimbo. Devo andare in palestra, mi devo muovere. Prontissima per la palestra, ho fatto una bella coda, super super altissima. E non vedo l'ora di allenarmi. Volevo dire questa cosa, che come avete visto quindi da questo video, anche io sono umana e mangio cose insomma non propriamente sane ogni tanto, e non è questo che mi farà ingrassare, quindi cosa importante, ce lo dico per tutte le ragazze che mi guardano, che ovviamente faccio un'alimentazione sana, sì è vero, però non sarà un giorno, due giorni di sgarri a farvi ingrassare. Ci tengo anche a specificare che adesso vado in palestra, ma non faccio cardio, non faccio mai cardio per bruciare, ma vado soltanto a potenziare, quindi a fare pesi per ingrandire, per crescere. Ah, ecco qua dove sono andata a finire tutta la carbonara, tutte le cose che ho mangiato, guardate dove sono andata a finire tutte le muscoletti. No vabbè, scherzo, ovviamente scherzo, e giustamente si spegne la luce, non si vede nulla. Salutino, salutino ai miei bimbi. Ciao. Prima di andare in palestra, prima di andare in palestra. Non ti vedi perché sei nero. Salutino anche a Molly. Mamma mia, come c'è bella, mamma mia, come c'è bella. Andiamo. Andiamo, che è tardi, sorellina. Cucono. Ma non ne ho l'uomo. Hai detto? Dillo davanti a tutti se hai il coraggio. Bellissima donna. Ma chi? Jennifer Aniston. Cioè, ma io non lo so, io sono gelosa. Guardate, ma... E beh, quindi, che vorresti dire? Una bellissima donna. Dici? Anti per me. E allora se io dico che Raul Bove è un bellissimo uomo. Ma è un bellissimo uomo, che ci posso... Non sei geloso? Che devo essere geloso. Ma guarda, però tu lo dici, cioè ragazze, loro lo dicono, perdonatemi aspetto perché sono tornata alla palestra e faccio schifo praticamente, lo dicono con una cosa tipo, è una bellissima donna, già con quello sguardo un poco, sai, che... Guardi, è proprio una bella donna. No, invece noi quando diciamo che un uomo è un bell'uomo è perché è affascinante, è simpatico, è gentile, invece voi no. Io ti ho fatto vedere la foto, c'era qualcosa di male. Sì, un vestito foto. Tutto attillato, che si vedeva tutto. È proprio una bella femmina, è una bella donna, bellissima. Ma non si dice. 47 anni. Ancora, insisti? Comunque non ti faccio mangiare, basta. Ta-da! La chef ha preparato pesce spada, sughetto, pomodorino con pesce spada, quattro belle fette tutte per noi, con rigatoni, buonissimo. Buonissimo. Sto facendo la zucca che ti piace tanto, la zucca arrostita. Però ho fatto il video, diciamo che nei video vlog di solito vi faccio vedere, no, le cose che cucino a volo, però questa qua, dato che è una ricetta troppo troppo buona, ho deciso di fare tutto il video del procedimento, vi metto il video sul mio secondo canale e quindi faccio vedere tutto il procedimento perché è veramente buonissima. Hai fame? Leggermente. Ecco qua, sono pronti i nostri bei piatti, filetto di olio a crudo, troppo buono. Per chi sono? Te amo, mangia e fatti grosso. Secondo, pesciolino e verdurine varie, carciofini sott'olio, eccetera. Col pane. Te amo. Io sono piccolissimo, se vuoi Vlog Max. Stiamo vedendo la storia di Maria De Filippi, dice posta per te perché non l'avevo riuscito a vedere.
Coraggio, paure e bugie. Di questa qua, Ilenia, che voleva avere rapporti col padre Orazio. Praticamente ho capito che il padre è proprio uno S, perché lei lo vuole incontrare e lui praticamente no. Comunque mi sta accanendo sta storia. Io adoro, c'è posta per te Maria De Filippi. Pure tu, eh? Lui proprio assai. A me piace assai, ma che ci posso fare? No, comunque sta storia mi sta sconvolgendo. Sono sconvolta. Ma te l'ha detto lui o sei venuta a sapere? Può, cioè, come fa un padre a non voler vedere una figlia? Sconvolto pure tu. Io mi sto a mangiare. È chiuso il stomaco. Questo è il discorso che, anche se hai sbagliato, perché io non so che hai sbagliato, però tu ti adegui. A me però lui mi fa un po' pena. È un po' una vittima pure lui, no? Che dici tu? Cioè per me va benissimo, io ti vedo felice. Lui è un po' una vittima della nuova compagna. Non sia felice che fai. No, non mai. Le foto della yeah, quello pure a lui gli manca la figlia. Vede Giovanni. Però è vittima. È una vittima lui. E dice. Poi lui smettila. Hai capito? No, è stato un momento di sbandamento. È stato talmente. Oh, finalmente su una nuvola. A Max non piacciono le luci, eh. Io l'ho trattata con ne mangia solo 8 kg ogni sera. Ma poi se ne va. E se e vedo mio marito che non lo so. Scusami, tu perché non hai il coraggio me di la sbucci una a me? Sei salto da adesso, eh? Ah no, ah, allora non sei più fidanzato a Shabby Chic. No. Mia figlia la villa comune. Bravo Max. Siamo a letto. Adesso come si conclude le nostre giornate? Max tra 3 secondi e mezzo starà russando. E io devo andare al computer a montare il video, davvero? Come no? Fare un salutino a tutti. Dammi un bacino. Come no? Come dominante. Dammi un bacio alla buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.